bambini, come state? Spero bene e che stiate trascorrendo serenamente le vostre giornate. Oggi, per tenervi compagnia, ho pensato di insegnarvi come si fanno le ranocchie di carta che saltano. Molti di voi già le conoscono perché le abbiamo fatte in classe, ma tanti altri bambini sicuramente non le hanno mai viste. Quindi partiamo subito con la realizzazione di questi simpatici animaletti. Prima di tutto dobbiamo procurarci un foglio di carta e lo iniziamo a piegare in due, così, a metà. Facciamo la prima piega e poi ne facciamo un'altra così. Adesso questa parte verrà ritagliata così. Riapriamo il foglio e facciamo un'altra piega da questa parte, così. Lo riapriamo tutto quanto. Vedete, bambini, abbiamo ottenuto due quadrati con due X. Allora, queste pieghe le ripassiamo verso l'interno, così. Una e due. Adesso dovete fare molta attenzione al movimento delle mie mani. Prendo il foglio così e piego così. Bisogna essere molto molto precisi. Poi lo giro e faccio la stessa cosa. Prendo il foglio così e lo piego così. Adesso andremo a realizzare le zampette anteriori e posteriori. Prendo questa parte così e arrivo al centro. E poi quest'altra parte così. Una e poi faccio un'altra piega qui e un'altra piega così. Faccio la stessa cosa per le zampette posteriori. Prendo questo pezzettino e arrivo al centro, poi questo pezzettino e lo piego così. E faccio altre due pieghine così. Una e due. Adesso giriamo il foglio e realizzeremo il dorso della ranocchia. Arriveremo al centro prendendo la parte destra e piegandola così. Poi la parte sinistra e piegandola così. Adesso pieghiamo questa parte così. Guardate, bambini, qui ci sono delle taschine, una e due, in cui dovremo infilare queste due parti, così. Così. Perfetto. Allora, la ranocchia ancora non è pronta, vedete che non salta, perché manca l'ultima pieghina da fare qui. Schiacciamo bene e facciamo una pieghina così e così. Ecco fatto. La nostra ranocchia è pronta per saltare. Guardate. Bambini, all'inizio per realizzare queste ranocchie vi servirà l'aiuto di qualcuno, ma sono sicura che con un po' di pratica ci riuscirete presto da soli. Adesso potreste divertirvi a personalizzarle come volete, per esempio a farle colorate, grandi e piccine, oppure a colorarle. Vedete, io le ho colorate con le matite, ma potete anche dipingerle. Così, con le strisce, con i pallini, con i cuoricini, oppure utilizzando fogli di carta di giornale, oppure quelle dei Deplian. Insomma, divertitevi voi a inventarne
parole sempre di nuove. Adesso, bambini, vi darò degli spunti creativi per divertirvi con questi simpatici animaletti. Ad esempio, potreste fare il salto agli ostacoli con qualsiasi oggetto che trovate in casa. Questa è una scatoletta, ma potrete prendere una matita, un astuccio, quello che volete. Oppure divertirvi a fare le gare, mettendo una partenza e un traguardo. Così. Vedete? Insomma, divertitevi voi come più vi piace. Bambini, sono sicura che con la vostra fantasia e creatività riuscirete a realizzare delle bellissime ranocchie e a inventarvi tantissimi giochi divertenti. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Adesso vi saluto e vi mando un abbraccio forte forte, augurando a grandi e piccini buon divertimento. Ciao ciao bambini e a presto! Buona giornata!